di mercato che la Juve sta allora, qual è il mercato attuale attorno a Vlahovic? Questa formazione qual è il mercato? E allora fai la stessa operazione di quelle squadre che tengono il giocatore in panchina prima di venderlo. Può essere un test. Gioca però. Attenzione. Partiti. Pronto? Niente, già fermi. Rimessa laterale. Pressing. Juve in pressing con Milik e con il Dis che parte sul fronte di centro-sinistra esattamente nelle stesse mattonelle di cui si occupa di solito Federico Chiesa. Quindi con un 3-5-2 con un uomo che fa da raccordo. Non è Chiesa che parte da lontano, ma il Dis. La palla finalmente della Juventus dopo 26 secondi di gioco. Una rimessa laterale che coinvolge Alexandro, poi si va da Bremer. Dentro l'area, in the box, attenzione però a non portarci il pallone nel sacco, rinvia Szczęsny ai 50 metri di testa, bene Milik che ha cercato di far scattare Kenan Yıldız, primi tentativi d'intesa tra questa inedita coppia d'attacco che cerca di risolvere il problema del gol atavico della Juve di quest'anno, una Juve che vincendo può mettere pressione all'Inter e allora si gioca ancora con Alexandro, con Bremer e con Danilo, ovviamente. Ma adesso riparte il Frosinone, Frosinone che allarga sulla sinistra dove c'è Lusuardi e poi dietro a cercare il portiere Turetti e sta per entrare Benetti, Filippo Benetti è già pronto per entrare. No, e anche Carini e Sorrentino. No, non c'entrano niente, quali sono i tecnici di Kiko? Ah, chiedo scusa, pensavo ci fosse già in previsione della una sostituzione da parte del Frosinone. No. Va bene. È inquadrato in questo momento Allegri, attenzione, tutto pronto, e manovra molto bene il Frosinone. Ruba il pallone che Kenan Yıldız alle spalle di un avversario sulla tre quarti, proviamo a muoverci con la motrice McKennie. Oh yeah, palla a sinistra, Kostic, uno contro uno, l'attacco ai danni Monterisi, Kostic, palla ai 20 metri, la Juve fraseggia e prova, poi l'imbucata alta, Locatelli per Milik di testa, la torre, forse la fuori gioco, sì, fuori gioco di Arkadiusz Milik, sbandiera l'assistente di Mariani. Però è una Juve che ha provato a mettere pressione subito alla difesa del Frosinone, fuori gioco discutibile. C'era un breccio, Ma intanto ma scusa, non aveva portato a nulla. Il braccio non è considerato in fuori gioco. Allora che facciamo? Glielo tagliamo il suo braccio? Ma non può toccare la palla col braccio, quindi non è considerata parte attiva e punibile. Sta di fatto che ha fischiato il fuori gioco. Forse ha sbagliato allora se è il braccio. Forse. Tu l'avresti attenzione, fischiato? Siamo sulla mattonella di sinistra, proviamo ad andare, finta. Scappa all'indietro, fa l'elastico. Gleison Bremer va alla riconquista della palla che è scappata agli avanti del Frosinone, poi Szczęsny esita quell'attimo di troppo in area piccola, rinvia in maniera imprecisa, infatti è palla ai nostri avversari, 3 minuti di gioco, i nostri forza, avversari. C'è Rabiot che cerca di scuotere la squadra. Adrien Rabiot che torna a titolare dopo l'assenza pesante di Marassi. Sembra una danza spagnola vedervi. Pensavo partisse col flamenco, io ero pronto. È lui che ha proprio cercato. Col botafogo, non col flamenco. Battendo anche le mani, Rabiot. Attenzione, andiamo sul laterale di destra, è Sule che viene messo a terra. Gioca. Lieve braccio attenzione, di Rabiot. Ancora Sule che recupera una palla. Adesso ormai il calcio è diventato una cosa seria, dura. Ma quello vale solo per l'Inter, poggiare la mano sulla spalla a rigore. Vale solo gioca! Gioca! Attenzione, c'è un problema. Rimessa laterale. Rimessa laterale e c'è un problema di illuminazione perché c'è una fascia tutta scura. No, quindi probabilmente non i fari è un problema di in quella zona si sono rotti. C'è un sole in cielo e se c'è parte dello stadio. Non sono i feri? No. Va bene, riparte. Vedi qua illuminato. Ragazzi. Rabioso trae il pallone a Sule e la Juve prova ad andare da sinistra a destra, ma ha qualche difficoltà a conquistare metri. Ancora Danilo che colpisce male. E palla direttamente. Gioco fermo, c'è un messaggio da casa. Cosa dicono buoni? Ci scrive Stefano da Abbiategrasso. Buongiorno, oggi in campo il futuro. Spero non commettano l'errore di vendere questi giocatori solo per fare cassa. Staremo a vedere. Intanto, quanti sono della Juve nel Frosinone titolare di oggi? Quattro. Sono tre. Barrenechea a centrocampo, Sule e Caio Giorgio. Va bene, osservati in speciali. Settimana dovrebbe essere perfezionato quello che è stata un'anticipazione che avevamo dato. Hausen, il difensore di cui tanto bene si parla, andrà in prestito a Frosinone proprio da inizio sessione di gennaio, sarà con loro.
Bentornati, allora vi ricordo minuti, ore di fuoco per Stefano Pioli. Vedo che anche la Gazzetta dello Sport riporta riflessioni in corso, vero Ilenia? Sì, lo leggiamo appunto dalla Gazzetta dello Sport. Milan, riflessioni in corso su Pioli e in bilico dopo il 2-2 di Salerno. Leggiamo diversi motivi alla base della riflessione di Piani Alti su tutti: i troppi infortuni e la mancanza di fuoco sacro nei big. Allora attenzione, Juve d'attacco, giocata in gol! Minuti, 11 che erano uno slancio speciale, poi la picchiata, ma forte, saluta forte e precisa, raso terra sul palo vicino. Iniziamola questa storia, inizia il romanzo della Juventus. A firma che era di 1-0 a Frosinone il vantaggio reclamato da tanti. Sai qual è? Sai qual è? Devo dire che tante volte si dice predestinati, lui si dice da tempo predestinato eccetera. Diciamo che con la Turchia esordisce titolare, segna in Germania contro la Germania un gol bellissimo e vince la Turchia quella partita. Con la Juve esordisce al primo minuto, è comunque un giorno storico per lui, e segna dopo 10-11 minuti. Scuola, Mimmo, perché io scuola. Credo poco alla predestinazione, che però alcune volte, un po' come era Del Piero, lo dico, si diceva è un predestinato, era Torino, gioca col Parma tripletto, gioca, entra con la Reggiana, gol. Ah, erano bei gol, magari non i più belli della sua carriera, ma sono quando hai... Lo senti? Quella cosa lo senti più. Quella cosa lì, Mimmo? C'è proprio... Mimmo assorbe, sì, sì, assorbe come una schiocca, storia. Schiocca, schiocca questo ragazzo. Quando la palla arriva il Diz, schiocca. È diapason, hai capito? Va bene, si gioca. Va bene. Juve! No, Juve fino a un certo punto. No, Juve fino a un certo viene punto. Viene fermato McKenny, un minuto della ripresa, ma in qualche modo c'è un gentile omaggio perché ci regalano un fallo laterale. Era una palla persa quella di McKenny. Sì. Il Diz, controllo con il petto, palla con l'esterno piede per Locatelli che poi Fello. Sbaglia. Orsetto! Ma non, Fello. C'è, ma non c'è nessun fallo. Sì, primo errore insomma di Locatelli, ma che regala la palla. Fallo. E poi, contrasto, beh, è un contrasto. Un po' di fallo forse. Barrenecea, dai, un po' andato giù sul contrasto. È fallo! Sì. Ecco. Quello è fallo. È fallo. Già battuto, dai. Sì, già battuto e prova a muovere sulla pelle. Siamo ancora nella metà campo del Frosi One. Allarghiamo tutta a sinistra. C'è Lusverdi, va a cercare in mezzo, ma non lo trova. Ma comunque recupera lo stesso la palla, sempre sul laterale di sinistra. Ancora Gherriteno, colpo di tecco di Gherriteno. Certo, non è a livello di Bittiz, ma comunque cerca di fare quello che fa lui. L'arbitro dice di continuare, c'è una trattenuta. Cambiato, si chiama. Uè, Orsetto! Orsetto! Roba da pezzi. Romagnoli. Sì, tra discutono anche i due. Monterisi. Un po' imprudente Cambiaso. Occhio alla partita, Mimmo! No. Sì, prova adesso, la Juve si è un po' addormentata. Attenzione, siamo sulla trave sinistra, ancora Gherriteno che cerca Romagnoli. Romagnoli va vicino, Monterisi va tutta a destra dove c'è Pez. Si tiene comincia, la palla a Scipini, poi scarica ancora dietro per Monterisi. Left back! Ezzi fa una cosa. Che cos'è il left back? Scusa. Cos'è il left back? Che ne so, l'ha detto lui. Ah, va bene, va bene. Ancora Frosinone, dai. Attenzione, ancora il Frosinone che si muove. Adesso entra la mette capo della mangia. No, no! Attenzione! No! No! Buoni, no, lasciatemi stare Mimmo che mi serve per il Natale. Questo qua mi serve male addosso. Esatto, che guarda brutta parte. Immagine, fermi lì. L'onda. Mancando più di mezz'ora e il recupero. Ma quasi ridisegnare la Juve se vogliamo farla vedere. Perché adesso questo 3-5-2 ha tanti elementi nuovi in campo. Sono 4 undicesimi che sono cambiati davanti Vlahovic, Milik. Però giochiamo con Nicolussi, Iding e Cambiaso a centrocampo. McKennie sull'esterno,
Insomma, una Juve da ridisegnare. Juve da ridisegnare. Bene, intanto riparte però il tunnel. Tunnel salato cambiato. Dice Caio, bravo. Tunnel. No, ma sa... Attenzione, andiamo sulla destra. Come on, si è messo left malissimo. Left back, come on, rush. Gulam, attenzione, proviamo sulla destra, si muove però smorzato. Guarda, è iniziata la versione walking di Monblano e Pesce. Però non possiamo giocare. Un trenino, insomma, così tutto lento, no. Claudio, locale. Volevo dire che mi sembra di intravedere qualche similitudine con la partita di Genova. Cioè una buona Juve nel primo tempo, poi sì. il secondo vede un ritorno degli avversari che pareggiano subito all'inizio della ripresa, perché la Juve si è abbassata troppo. Questo è secondo me un po' questa immagine che ricorda un po' zio Paperone che cammina facendo il solco nel suo deposito. Ma cosa ridi? Cosa ridi tu, Bettino? Posso ridere? Cosa ridi? La copiata a Pesce. No, guida il buon Monblano verso. Dico una cosa che farà arrabbiare Walter. Corretta. Però scusami Walter, dimmi. Ma voglio dire, Franco, finito il primo tempo, ha fatto complimenti a Frosinone nonostante fossimo 1-0 per noi. Ma negli spogliatoi non si sono parlati, dire attenzione, non puoi entrare in campo così. Posso dire una cosa che farà arrabbiare Walter? Fino al gol erano 5 ha minuti. Ha dormito Kostic, puto. Smesso di giocare, ci hanno addormentato. Si era abbassata. Ma guarda, insieme a Kostic, di là c'è Danilo, ma c'è Danilo anche di là. Ecco, attenzione, limite dell'area. C'è spazio. Trova lo spazio, tiro a giro. Toccata. Miracolo di Szczęsny che vola letteralmente, toglie la palla dal 7. La palla era già lì. Ancora il Frosinone. Ancora il Frosinone che prova ad attaccare adesso sul laterale dove c'è Brescianini. Angolo. Angolo. Cosa dicono da casa, Ilenia? Va bene, grazie alla danza spagnola. Ci dicono mettere Rugani al posto di Danilo, da quando è rientrato prendiamo un gol. Ormai sono finiti i cambi. Finiti. Va bene, finissimo. Non piace Danilo, cross. L'ennesimo cross, la mette fuori Breme, che negli ultimi due mesi è salito tantissimo. Attenzione, prova. Mamma mia, due anni con Lussi. Teniamoli lì. Pressing organico. Meno male che c'è Gatti. Sì, meno male che c'è Boni lì, ma che brutta. Che rimedia la situazione là dietro, perché abbiamo combinato dei pasticci incredibili. Stiamo rivedendo intanto la parata di Szczęsny. Con la punta delle dita. Importante in questo caso. Comunque si è andato sulla traversa. La tirata via dalla traversa. I sei attaccanti fanno fase offensiva e cross di Rabiot, anticipato Milik, meno! Traversa sforbiciata all'americana! Traversa piena di McKennie, palla che va sul fondo! Clamorosa! Rabiot. Una giocata alla taekwondo, diciamo così. Sembra proprio Ollie e Benji. Scusate, McKennie arriva e calcia al volo, proprio come vedete nei cartoni animati giapponesi. Non era uscito. E la palla si stampa in piena traversa. McKennie si mette le mani sul volto, disperato, perché poteva essere un gol meraviglioso. Difficilmente do ragione a Luca Festo, ma questo è un tiro alla marchigiana, È un tiro alla marchigiana. Sarà primo o secondo tiro. Questo nel cross alla Texana. L'onda! I nostri amici, guarda come esultano insieme. Bello di Mimmo è che lui partecipa della gioia. Mimmo, Ma lui è ecumenico. È sportivo Mimmo. Lui Mimmo. Più che ecumenico, contrasto mi sembra un po' terra ruffiano. Di Nicolussi, la Juve riparte 3 contro 4. Rabiot arriva di gran carriera anche McKennie.
per me è tra i migliori in campo in assoluto della Juventus, se non il migliore in assoluto. Nicolussi, 2-1 Juventus. E guarda, io vorrei che tu recitassi il nostro Vidibol. Montblanc. Bellissimo. È molto più bello. Ma non è finita. 7 più recupero. Concentrazione. No, Szczęsny, rinvio lungo con i piedi a cercare proprio Dusan Vlahović, protagonista fallo di questo gol importantissimo, è stato anche trattenuto. Possiamo salutare un amico a casa, Bettino Cancaterra. Ciao Bettino. Ciao. Ciao, salutiamo Bettino. Ma io sono qui, ciao Checche, ciao Checche. Alle 18 c'è l'Inter, Bettino, ciao. Ricordati che Checche. Che la classifica è questa, Inter 41, Juve 40, con il colpo di testa di Dusan Vlahović che rimette la Juve lì. Però posso dire una cosa, dopo aver attraversato il periodo peggiore all'inizio del secondo tempo, sì? Con i cambi io ho l'impressione che è diventata più viva la Juventus. Quindi rimettiamo Allegri tra i promossi. Va bene. Che lo voglio noi a caccia, Allegri determinato. E di Francesco nei bocciati adesso, sì, perché ogni secondo gli allenatori qui l'equilibrio. Prendere un gol di testa da Vlahović, lo sai che è forte di testa. Quindi doveva pensarci bene di Francesco. Ma se è forte, allora vuol dire che però li fa anche. McKennie. Sì. Proprio al tempo di guardare. Devo dire però, liberato l'hanno bene. Lasciato solo. Liberato lui bene. Al tempo di guardare. L'hanno lasciato solo. Liberato bene da UEFA. Aspetta, perché abbiamo la super slow motion. McKennie guarda in mezzo. Sì. Ha tirato bene la palla in corridoio, UEFA. Si accende una luce sulla testa di Vlahović. Vlahović, che vede McKennie, fa un movimento... E poi un contromovimento. Gli si accendono proprio gli occhi, la luce su quella palla che va su di chiude. Sì. È proprio uguale alla faccia di pesce. E poi? E poi? Boom! E la palla va lì. C'è anche proprio una dinamica dei corpi meraviglio, bravo. Che portiamo alla fine, questa partita che è importantissima. È un onore essere in presenza vostra in questo momento d'arte sublime. Attacca la Juve con Timothy Weah da destra, giocata bassa, orizzontale, arriva la Juve, adesso esercita lei la pressione sul Frosinone. Siamo all'87. Pensa cosa potrebbe succedere mettendo il Diz insieme a Vlahović. Ma non ci voglio neanche pensare. C'ho la pelle d'oca, guarda. Chiesa. C'ho i peli che fa la O. Chiesa, il Diz a supporto la O. Tu devi giocare 2-1 davanti. I peli che fanno la O. Va bene. I famosi peli d'ola. Esatto, i peli d'ola. Ridi, Bettino. Che bella giornata. Ridi. Ti è piaciuta? Hai sereno. Ho visto che ti è piaciuta. Io voglio solo dire questo. Io ti conquisterò. Checche sull'1-1 aveva il sorrisino beffetto. Aveva lo zuccherino in bocca. C'ha il sorcio adesso. C'ha il sorcio in bocca. Tranquillo, calca, ti danno un rigorino. Stasera tu sei senza due assi, Di Marco e Lautaro. Quindi tanto per sbloccare la partita ci penserà ma smettiamola adesso sempre a parlare di arbitri e gente che si scansa. Forza, ottima questa volta la chiusura, intervento in anticipo di testa di Danilo, ma la Juve adesso non riparte, cerca di tenere più che altro il Frosinone lontano dalla propria area. È finita. No, l'arbitro fa segno che Massimo darà un minuto di recupero. Ealing ruba un bellissimo pallone, chiama in avanti, dagliela. Si è liberato Ealing a sinistra, ma Milik non si gira su se stesso, non lo serve, viene via Milik, invece a destra, la tre quarti con la quella difensiva, fraseggio Nicolussi, si passa da lui, si passa anche da Bremer che aveva i crampi poco fa, bene, si è ristabilito, gioca facile, teniamo Danilo, palla, teniamo a metà palla. Campo, Ealing gira su se stesso, salta Vlahović sulla corsa, Vlahović c'è il palo sul sinistro. Natale, ragazzi! Voglio vedere Bettino. Se ci voleva proprio! Bettino! Vola!
Mi sa che non è buono. Buona. Sembra buono, sembra buono. Occhio al check. Buono. Vogliamo aspettare il check per l'onda? Occhio al check. Aspettiamo il check. Semmai abbiamo l'esultanza doppia nel caso, che è sempre buona, piacevole. Però mi sembra che la posizione di Dusan sia regolare. Sì, sì. No, è regolare. Doppietta di Dusan Vlahovic che sale a 7 gol. 7 gol, dai. In Serie A. Però stanno guardando, attenzione, possible offside. No, beh, il check è lì, io l'ho visto, fuori gioco, penso anch'io, sì. No, no, poi è ripartito ancora, è passato, era in fuori gioco, è vero, ed è rientrato e poi ripartito. È ripartito fuori gioco, Mimmo, per quello che non ho esultato, come possiamo consolare Mimmo, aiutalo, aiutalo tu, perché lui pensava doppietta e anche Walter voleva già la media gol. Hai visto? Oh, hai visto? Ho lasciato a casa i cartellini. Se no era giallo sicuro. Non ho sentito. Cosa fa? Cosa fa? Io non ho visto niente. Io non ho visto nulla. Io non ho visto niente. Il VAR non funziona. Fai vedere. Lo voglio vedere poi. No, perché al VAR abbiamo Tamara Malleo. Sto controllando. Al VAR abbiamo Tamara Malleo. Lo sapete voi. Ma non è successo niente. Ma che credete a quella piemontese lì? Io non ho visto niente. Bravo. Ho sentito. Gioca. Non ci voleva dirci che questo corno. Potremmo giocare altra mezz'ora. Sì, ma poi il Frosinone sui calci d'angolo non è forte. Mimmo. Cioè, gufo, ma che roba brutta che siete. No, ma è vero. Sì. Restiamo in cronaca. Ancora mancano 3 minuti alla fine del secondo tempo. Vediamo, c'è questo catch d'angolo. Vanno in due. Parlottano i due calciatori per della fortuna Frosinone. Sono loro a buttare, sì, non stanno, esatto, buttano via il tempo, tra l'altro palla in mezzo, la mette fuori e buttano via anche il corner. MVP most valuable player McKennie, libera l'aria di testa, please, most valuable player Suga sulla sinistra, troppo lunga, via, palla a fondo campo, la Juve può rincattare, dai, mancano 2 minuti mentre ci viene mostrato l'offside, sì, di ginocchio più testa più spalla, schiena più torace, diaframma, cistifelle. Guarda chi c'è, Babbo Natale sugli spalti, l'hai visto? No, quello è, come si chiama? È Bonolis. Bonolis, che pare in incognito per non farsi conoscere. Ah, ho capito, va bene, occhio a Dusan. Bravo Vlahovic, porta a spasso il pallone, sì, allargandosi a destra, va in bandierina, sì, come piace tanto al mister. In questi finali di partita viene spinto, prende il fallo, bravo, laterale Dusan. Vlahovic, molto soddisfatto del proprio operato, bravo, guarda, bravo, la panchina, bravo, c'è il moto di soddisfazione di Allegri. Che poi però si sbotta. Allegri è agitatissimo, lo stesso. Però ha fatto la cosa che voleva, Vlahovic, è andato a prendersi il fallo laterale. Sì. Mamma mia, come c'è Allegri che ci tiene tantissimo a questi 3 punti. Beh, lui è di origine frosiniana, per cui è chiaro fare bene in casa sua. Cosa dici? McKennie, mezzo a due, ancora lì, si rimane in bandiera. No, la lotta, no, la romana! Fallo laterale questa volta è per il Frosinone, non retrocediamo, non andiamo! Guarda Allegri! Fammi un lancio alla marchigiana. Allegri salta fuori. Tecnica, palla in area, Rabiot, tiro di Rabiot alto. Allegri, Allegri salta fuori dall'area tecnica, ma nel vero senso della parola, che balza ripetutamente. Ma quando rientrare? Noi portiamo a casa esattamente le espressioni che vediamo. Sì. Cioè, nel senso, non vorrei passare per pazzo davanti alle cronache. È così. Tu guardo e faccio. La mimesi della Juventus. Ancora. Il tentativo è questo. Mi sta dicendo uscite. Esci, la palla lunga, la palla ancora in gioco. Prende anche un calcione nell'addome Bremer. Fallo, che ha anticipato fallo. Kedira. Fallo in attacco di Kedira. Finita. Adesso resta giù Bremer, i minuti scorrono, la Juve aspetta. Fallo in secondo attacco. Secondo me è qualcosa di più. Tacchettata volante di Kedira. Intanto la regia ci mostra esatto quello che vedete nella versione momblanica, molto simile nell'aspetto tra l'altro ad Allegri, che fa esattamente quello che vedete fare da Momblano. Si rialza Bremer, vola Mimmo Pesce. Mimmo, te lo sei perso. Hai perso la marcatura. Me lo sono perso, mi sono girato un attimo, era già qua. Sai che in area non è che puoi distrarti mai. Intanto i nostri Umarell seguono la partita alle spalle. È finita. Buon Natale, Calcaterra. Buon Natale. Buone feste. Che ci hanno fatto la bocca. Anche a casa. Il sorso è
Buon Natale. Hai conservato buon Natale, buon Natale. Facciamo gli auguri. Buon secondo posto. Facciamo in bocca al lupo, buone feste. Buon secondo posto. Hai conservato il secondo posto. Sei proprio bravo come gufo. Sei proprio bravo come gufo. Ma voglio capire adesso alle 6 tutti davanti alla TV. Come diventa il tuo mister, spiace. Ma io so già come va a finire. 1-0 rigorino, 2-0 via. Ma no, sono tranquilli. Mamma mia.